各位网友，大家好，我是徐文山，我现在的位置是在意大利米兰著名的多默大教堂。米兰呢，将接棒北京冬奥会，在2026年举办第25届冬季奥运会。随着2022年北京冬季奥运会和冬残奥会的脚步的临近，米兰民众对北京冬奥会有哪些期待呢？让我们一起去了解一下。您好，您知道北京的长城吗？您好，对，我知道了，我认识，我去了很多次，我去了牡丹峪，我去了八达岭。您对在长城脚下举办的这届北京冬奥会有什么期待呢？我希望所有的运动员都可以享受中国的历史，中国的文化。您想对参加冬奥会的运动员说点什么？我说对，所有人那个大家加油，还有都吃点北京菜，很好吃的，都吃点啊。嗯，那您表达一下对北京冬奥会的祝福吧。哦，北京冬奥运会圆满成功。好，您知道北京的长城吗？知道北京长城。Sono stata a Pechino alla muraglia una volta e mi sono emozionata tantissimo. E anche se sono passati tanti anni, quell'emozione è sempre viva nei miei ricordi. 您对在北京长城脚下举办冬奥会有什么期待呢？我的期待嘛，credo che sia un'opportunità senza precedenti per sia per il pubblico.che per gli sportivi, che per gli organizzatori, di creare questo fortissimo legame tra lo sport e la cultura e la storia. 您喜欢什么冬季项目？为什么？冬季项目，有一点难选择一个，è un po' difficile sceglierne uno, no? Sono appassionata di sport, mi piace guardare le gare, ma se dovessi sceglierne una in particolare, forse direi pattinaggio, perché mi emoziona sempre guardare quel meraviglioso movimento accompagnato dalla musica delle ballerine e delle pattinatrici. 您想对参加冬奥会的运动员说些什么？首先说一下中文吧。对他们，我现在要说加油。in italiano cosa potrei aggiungere? Direi che auguro a loro di godersi al meglio questa esperienza, che possa lasciare loro un segno molto positivo. Sicuramente la magia di questo posto.Sarà una grande alleata per tutti loro. 说几句对北京冬奥会的祝福吧。Un grandissimo in bocca al lupo a questo magico e importantissimo evento. E naturalmente nella prossima occasione vi aspettiamo a Milano nel 2026. Nel frattempo godiamoci Pechino e la sua meraviglia.希望本届的冬奥会能像长城一样，能像14年前的夏季奥运会一样，再次给世人以震撼。对于冬奥会来说，我最喜欢的项目是花样滑冰。听说这次我国的冬奥会花样滑冰选手已经抵达米兰参加比赛，希望他们回国后能在冬奥会的赛场上展现异彩。